Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, ma il Mantis G se l'è filato qualcuno o no? Penso sia il drone più passato inosservato con caratteristiche importanti di un marchio importante nella storia, perché un drone che attualmente è sul mercato, perché se andate nella pagina di Amazon comunque è disponibile, ma ragazzi è passato veramente inosservato, non se lo sta filando nessuno. Cioè io credo che Junik dovrebbe rivedere completamente il reparto marketing della sua azienda, perché dopo l'errore madornale sempre a livello di marketing, sia di prodotto ma soprattutto di marketing, nel Mantis Q col Mantis G hanno fatto un errore secondo me ancora più plateale dal punto di vista del marketing, perché uno è stato rilasciato praticamente quasi in contemporanea col Mavic Mini, cioè praticamente come suicidarsi. Lanciare un drone in contemporanea ad un drone di DJI praticamente è già un suicidio a prescindere, cioè su quello ragazzi non ci piove. Se rilasci un drone quando lo stai rilasciando DJI sai già che starai facendo il flop della vita. In più hai rilasciato un drone con caratteristiche normali per un drone al giorno d'oggi, cioè ormai siamo quasi nel 2020 e Junik è arrivata con delle caratteristiche normalissime, praticamente un drone che sarebbe secondo me dovuto uscire un anno fa al posto del Mantis Q avrebbe dovuto far uscire questo drone, allora avrebbe avuto magari senso come drone. Poi possiamo discutere sul prezzo, che vabbè è secondo me una delle parti peggiori della scelta di marketing di questo drone, però ne parliamo dopo. Quindi il Mantis Q non sarebbe dovuto secondo me esistere, o se proprio lo volevano far esistere perché ci tenevano tanto a quel tipo di drone lo dovevano vendere tipo a 200 euro e non a 500. Infatti credo che ne abbiano venduti veramente pochi pezzi, e questo Mantis G probabilmente riuscirà forse a fare anche peggio, credo, dal punto di vista delle vendite. È un drone con caratteristiche buone, però ragazzi a 700 euro, perché se noi andiamo nella pagina di Amazon questo drone è venduto e spedito da Amazon al prezzo di listino di 700 euro, cioè stiamo scherzando? Junik adesso, poi che è uscito il Mini Mavic a 400 euro o addirittura a 500 con tre batterie e via dicendo, ma perché? Allora c'è qualcosa che non quadra secondo me dal punto di vista di marketing di Junik. Ovviamente i due droni non rientrano nella stessa fascia, però visto che comunque il piccolo Mavic ha caratteristiche importanti ed è comunque un prodotto DJI, cioè a livello di sviluppo, di qualità di prodotto e via dicendo, anche se di una fascia inferiore, si avvicina di sicuro allo Junik Mantis G, e soprattutto perché lo Junik Mantis G non ha caratteristiche paura. Se vi ricordate già dall'anteprima della presentazione, le caratteristiche sono normalissime per droni del 2019, sia a livello di caratteristiche sia a livello di dimensioni, cioè niente di che. Quindi perché? Uno, perché ripeto, hai fatto uscire un drone in contemporanea con un prodotto DJI, quindi già assurdo, e soprattutto perché a questo prezzo ragazzi, perché con queste caratteristiche, un gimbal stabilizzato meccanicamente su due assi più un terzo elettronico, fotocamera 4K, 13 megapixel, 30 fps, cioè tutte cose normali, cioè prendo questo, ha le stesse caratteristiche, perché comunque dato a 33 minuti di volo, questo a 30, anzi forse a 33 anche questo, cioè veramente, e spendo la metà, e ho comunque un marchio discreto, perché adesso non abbiamo DJI è il top e tutti lo sappiamo a livello di marchio. Dopo possiamo discutere se ricarica o meno i prezzi di più di quello che è, però è sicuramente il top a livello di marchio, di assistenza, di qualità di prodotto e via dicendo, non ve lo sto neanche a elencare tutti i dettagli. Però se proprio volessi spendere la stessa cifra mi compro un paro Tanafi con caratteristiche uniche, perlomeno spendo 600 euro, 700, dipende dalla versione che andiamo a comprare, però anzi spesso su Amazon è anche in sconto a 550, 560, quindi voglio dire, e ho caratteristiche uniche però, leggero, super silenzioso, la camera che si inclina, cioè non ve le sto neanche più elencare che sono veramente tante, continua a essere sviluppato da Parrot, cioè un drone che ormai è super affidabile, vola da Dio, cioè ha tutto. Ed è continuo sviluppo da Parrot, quindi è un drone che se uno lo acquista sa che va bene, perché adesso è super sviluppato. Stessa cosa per un Mavic Air, a questa cifra mi compro un Mavic Air super sviluppato con i sensori anticollisione, perché qua a 700 euro non ci abbiamo manco i sensori anticollisione, cioè
voglio dire, a 700 euro inizia ad essere una cifra veramente importante per un drone che non ha caratteristiche importanti, o meglio, ha caratteristiche normali. Cioè, abbiamo quasi le stesse caratteristiche qua e spendiamo cosa? 250 euro, forse anche meno, 220 lo si trova anche a volte con i vari coupon, sconto, e le caratteristiche non sono così diverse da quelle. Qua è ancora tutto da sviluppare, quindi chi lo acquista magari si trova che è in continuo sviluppo firmware perché magari ha un sacco di difetti, cioè, ma Unique è un drone che dovevi vendere a 400 euro al giorno d'oggi. Se lo volevi vendere a quella cifra lì, ci potevi provare un anno fa, ma oggi è improponibile. Infatti, ragazzi, è passato inosservato di brutto. Io credo che nessun drone sia passato così inosservato, a parte tutti i vari dronetti cinesi che continuano a uscire a raffica, tutti i droni tra virgolette per divertirsi, giusto per, ma tutti i droni molto economici che dove ne escono veramente a mazzi, allora passano inosservati. Ma un drone importato in Europa, venduto da Amazon, comunque di un marchio importante nel campo dei droni, veramente, ragazzi, sta passando inosservato. I video che troviamo su YouTube sono tutti video tedeschi, la maggior parte, perché ovviamente Junek ha l'assistenza in Germania, è rivenditore in Germania, quindi la maggior parte dei video sono tedeschi, poi c'è qualcosa di americano, però veramente poco, poco di italiano, credo non ci sia niente, passato veramente via liscio, che non si è neanche capito che è arrivato Junek Manti G. Quindi non so, Junek dovrebbe rivedere proprio tutto quello che è il marketing della sua azienda, perché due errori così per un'azienda importante, o meglio per un marchio come Junek nel campo dei droni, secondo me non è accettabile, perché veramente sono dei buchi che poi alla fine fanno fallire le aziende, perché comunque investimenti per fare questo drone sicuramente ci sono stati, però sicuramente non verranno assolutamente ripagati, a meno che Junek da domani si sveglia e lo vende a 300 euro, allora probabilmente ne venderà tantissimi, ma a 700 euro con queste caratteristiche super standard per il periodo in cui siamo attualmente come droni, proprio non ci siamo. Io credo che sia veramente il flop dei flop dei flop dal punto di vista delle vendite e soprattutto dal punto di vista dell'attenzione mediatica creata verso di te, praticamente zero. Mavic Mini 1000, cioè proprio due estremi pazzeschi. Non so, non riesco neanche quasi più a trovare le parole per dire quanto Junik abbia floppato in tutto il marketing di questo drone. Quindi, ragazzi, se qualcuno di voi lo acquista, mi faccia sapere come si trova, se va bene, se va male, giusto per avere qualche notizia in più. E aspettiamo che questo Mantis G di Junek scenda almeno del 50% prima di provare a testarlo, perché veramente a testarlo a questo prezzo proprio non ha senso. Potrebbe andare anche benissimo, ma chi se ne frega, cioè 700 euro un drone che pesa 500 grammi, quindi non ha caratteristiche uniche, costa tanto, non mi fa volare con la stessa libertà di un Mavic Mini. Cioè, dove sono i vantaggi di acquistare questo drone? Praticamente nessuno. Quindi, ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate anche voi della scelta di marketing di Junek, come vedete questo drone nel mercato attuale dei droni. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un tutorial, un test, e ciao!